tu non hai le idee chiare. Mo te la dico io la geografia. Lascia perdere le chiacchiere, sì o no. Tu a quella te la devi portare a casa mia, ti do le chiavi. No, oh, ma dimmi almeno qualcosa. Devi aspettare. C'è un problema con il nostro carrucco. Cazzo, ragazzi, cazzo, la macchina è ingegnere, oh. Queste le bambine. Ma cosa lo danno? Non hai detto bambine. Bambine o cazzo? Col mestiere del babbo coltivare le amicizie è difficile, ci spostiamo sempre. Fino a poco tempo fa nemmeno vivevamo tutte e tre insieme. E dove siete state? E io ho vissuto a Firenze con la mamma, loro in giro col babbo. Ma quanto sei bella. Sei bella assai, Gaia. Milanesi come sono? Che hanno in più di me? Niente. E allora perché quello stronzo di Nicola sta sempre con loro? Perché tu vuoi rompere i coglioni vuoi? Non ti vado più bene! Non ti vado più bene! E che sei detto? Non so chi è l'unica persona veramente affascinante in questo paese. È suo padre. Lui sì che è un bel uomo. Tu devi essere una persona libera che non deve prendere ordine da nessuno. Che vuoi finire dietro uno sportello, Brutù? Cosa abbiamo fatto io tuo figlio, scusa? Ti abbiamo mai ostacolato? Quella pensa a te. Quando uno fa la scema col padre, perché c'è in testa il figlio, vedi che ti dico? Te la dico io la geografia. Lascia perdere le chiacchiere, sì o no. Tu a quella te la devi portare a casa mia, ti do le chiavi. No, certo. Oh, ma dimmi almeno qualcosa. Devi aspettare. C'è un problema con il nostro carrucco. Capito, ragazzi, cazzo, la macchina è ingegnere, oh. Sono queste le bambine. Ma cosa lo danno? Non hai detto bambine. Bambine o cazzo? Col mestiere del babbo coltivare le amicizie è difficile, ci spostiamo sempre. Fino a poco tempo fa nemmeno vivevamo tutte e tre insieme. E dove siete state? E io ho vissuto a Firenze con la mamma, loro in giro col babbo. Ma quanto sei bella. Sei bella assai, Gaia. E questi milanesi come sono? Che hanno in più di me? Niente. Allora perché quello stronzo di Nicola sta sempre con loro? Perché tu vuoi rompere i coglioni vuoi? Non ti vado più bene! Non ti vado più bene! E che sei detto? Non so chi è l'unica persona veramente affascinante in questo paese. È suo padre. Lui sì che è un bel uomo. Io lo dico, tu devi essere una persona libera che non deve prendere ordine da nessuno. Che vuoi finire dietro uno sportello, Brutù? Cosa abbiamo fatto io tuo figlio, scusa? Ti abbiamo mai ostacolato? Quella pensa a te. Quando uno fa la scema col padre, perché c'è in testa il figlio, vedi che ti dico?